Sono Elena Parovel, mi occupo della parte commerciale e amministrativa dell'azienda di famiglia. Siamo produttori nel Carso, Triestino, da quattro generazioni. Produciamo sia vini autoctoni che olio extravergine. I vitigni che maggiormente produciamo sono due bianchi, due rossi. La Vitosca, per esempio, tra i bianchi, la Malvasia Istriana, il Terrano e il Refosco, e poi c'è la Glera, che è la famosa vite madre del famoso Prosecco. Questi vitigni sono praticamente l'espressione del territorio, ecco, il legame che hanno è perché nascono lì, questo è il vitigno autoctono. La Malvasia Istriana è da sempre un cavallo di battaglia, se così possiamo dire, della nostra famiglia, iniziare dal bisnonno a fine 800. Poi ovviamente la Vitosca si coltivava da sempre, però è stata riscoperta come monovitigno una ventina d'anni fa. Quindi abbiamo iniziato a produrla come monovitigno una quindicina d'anni fa. Il Terrano, per esempio, è il vitigno rosso del Carso proprio per eccellenza, ed è tipicamente acidulo. Il Refosco, invece, ovviamente è più corposo e quindi si riesce, come dire, a esprimere secondo il nostro parere molto di più. Ecco, noi, il posizionamento nostro proprio dell'azienda è vicinissimo alla Slovenia e siamo praticamente l'ultimo lembo del Mediterraneo e siamo all'incrocio del Mediterraneo e il continentale. Ed è molto importante proprio la posizione, questo per il clima. Abbiamo la famosa bora che sfrezza molto forte, conosciuta insomma per fare parecchi danni, ma per fortuna aiuta tanto il territorio perché è secca, quindi riusciamo ad avere un clima abbastanza secco e questo ovviamente aiuta a non fare tanti trattamenti. Il filo conduttore dei nostri vini è una bella spiccata acidità e questo sia nei bianchi ma anche nei rossi. E nei rossi ovviamente non sempre è piacevole e questo si sente sia nel Terrano che da vitigno al refosco, sia poi nel refosco. Infatti, per esempio, anche un vino di 5 annate, cioè quindi 5 anni, è sempre molto fresco. Il nostro vino rosso. Ecco, questo secondo noi rispecchia poi, è molto vivace, a noi non ci piace tanto usare il legno, ma lasciamo l'uva maturare bene, facciamo anche qualche passito e poi per fare il blend. È un vino che sicuramente non è mai fermo, ecco, è sempre vivo, sempre vivace.